deciso che combatterà col distacco della retina. Mi rimborserà quello che ha perso a poker. Il medico ti ha dato l'autorizzazione? È obbligato. Anche lui ha perso molti soldi. Joe Populo, comunque era un buon pugile. È un buon pugile. Sei un delinquente. Veronese, ascolta, 10 contro 1 non è male. E ti garantisco che vincerai sicuramente. Non sopporto chi fa combattere pugili pagati per perdere. Perché scommetti? Questione di principi. E per vedere la tua faccia se dovesse vincere. Ascoltami, Veronese. Ti conosco bene. So chi sei. Ti rispetto. Tu hai in mente chi rappresento, eh? I fratelli Pere. I tuoi modi da procuratore, conservali per altre occasioni. Pere. Io ti credevo un amico. Tu te ne freghi. Io non ho amici. Lei è l'unica. Ora ascoltami bene, strozzina. 100 milioni sull'incontro. Ma ti avverto. Se Populo vince, dovrai pagare. È chiaro? E allora potrai sfogarti. Ciao, Joe. Ciao. Joe, sali. Su. Ho saputo che dovrei perdere. Se la voce gira così, la quota crolla. Me ne frego della quota. Voglio che resti in piedi. È strano. Ho l'impressione che avrò delle noie. Perché vuole che io vinca? Così. Voglio solo che i fratelli Brea abbiano dei guai. Da molto tempo li tengo d'occhio. Lei ha le sue ragioni, ma io ho le mie. Non so quello che farò. Durante un incontro si pensano tante di quelle cose. Lo so. Anche lei ha fatto il pugile? Sì, anche io lo ero. Molto tempo fa. Ma poi ho ucciso un uomo. Capisco. E ho lasciato perdere. Ma non so quello che farò. Joe, io lo dico per te. Ciao ragazze. Ciao. 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 Sempre a stirare tu, eh? Oh, fai attenzione al mio smalto. Non t'arrabbiare. Fermati per favore, ho fretta. No, no. No, solo un minuto. No, ascolta, ho fretta, ti assicuro che devo andare a lavorare. Oggi devo andare al lavoro un'ora prima. Posso aiutare? Non preoccuparti, ci riesco anche da solo. Sì, va bene, anzi, farò prima, te l'assicuro. Questo qui ti stringe un po' troppo. No, dai, lascia stare, dai. Boom, boom. Ciao. Sai, non riuscivo a chiudere i pantaloni. È stato un piacere.
Su, sbrigati, dobbiamo andare. Prendo la tua maglietta. Ah, che cos'è? Ha forse dormito male? Dorme troppo. Aveva l'incontro in pugno e si è fatto stendere. Già, hai ragione. È incomprensibile. Non sei d'accordo? Sì. Ok. Ciao. Dicevi? Mi devi 100 milioni. Ascolta, devi scusarmi, ma non ho contanti con me. In biglietti da 500. Giovedì sera li voglio tutti. Passato il termine dovrai pagare 10 milioni al giorno. E cos'è che non va, Veronese? L'informazione è fasulla. E adesso paghi. Pagare? Credi di poter spillare dei soldi a un pere? Esatto. Sei completamente pazzo, Veronese. Robert non mi darà mai quei soldi. Te li puoi scordare. Allora è la guerra. Ascolta, Veronese. Hai sbagliato. E devi pagare il tuo debito. Sono più di 5 anni che ho dei dubbi su di te. Adesso so quello che vali. Ed ho buoni motivi. Quindi paghi. Non lo si può lasciare solo 2 minuti senza che combini dei guai. Che cosa vuoi farci? È sempre stato così. Ormai alla sua età non si cambia più. Non capisco perché abbia dovuto coinvolgere anche Veronese nell'affare. Oltretutto non c'era molto da guadagnare. Bene, ve lo dirò io. Bernard era molto fiero di ricevere il grande Tony Veronese, di dargli dei consigli, di fargli guadagnare dei soldi. E il risultato è che noi dobbiamo pagare i suoi errori. Ah, smettetela di comportarvi come dei ragazzini. Bene. Allora, che decidiamo? Credi davvero che ci affronterà? Sì, ne sono sicuro. Quello è uno che la rivoltella facile. Ma anch'io so usare bene la rivoltella. Oh, non dire idiozie, Sammy. Forse una volta, ma ormai sei diventato un rispettabile uomo d'affari, come tutti noi. E allora paghiamo? Ma che dici? Siediti, Henri, per favore. Sapete bene che se si comincia a pagare non si finisce più. Allora? Secondo me, dobbiamo aspettare. Lasciamo che sia lui a scoprirsi. Credo che non dovremmo aspettare molto. Da venerdì al circo inizierà lo spettacolo. E dopo? Cosa vuol dire dopo? Ma certo,
Distruggerà qualche circolo? Farà saltare in aria qualche casa? Romperà tutto a destra e a sinistra? Ce ne freghiamo, siamo assicurati. Ma ci prenderanno per fessi. È meglio essere fessi che pagare. Oh, ma forse voi avete una soluzione migliore. Se gli sguinzagliassimo Petitjean... Mi sembra una buona idea. Voi sapete dove si nasconde Veronese? Lui sa dove trovarci. È in vantaggio, può beccarci in qualsiasi momento. È molto importante scoprire dove sta. Certo. Petitjean saprebbe dove trovarlo. Lascia stare Petitjean adesso. E se Veronese venisse da me, è capace di spararmi. Tu non l'avresti ucciso. No, non siamo ancora a questo punto. Almeno, non ancora. Sono l'ispettore. La sala da gioco è al primo piano. Il padrone non capisce perché. Nessun nemico. È controllata dai Perret? Non ufficialmente. Quindi nessuno sporge denuncia e nessuna vittima. È l'inizio di un racket o cosa? Non può essere un volgare racket. Per affrontare i Perret non occorre essere qualcuno. Staremo a vedere. Andiamo. Ecco George, caro George, non poteva capitare meglio. Tu, Bon Bon, fai tutto quello che ti chiedo. Ok, Bon Bon? Ok. George. Allora, George. Non mi chiamo George. Allora spiegami perché c'è scritto da George. È il nome del vecchio proprietario. A noi non interessa come si chiama lui. Hai ragione, non importa. Ma vorrei sapere lo stesso come ti chiami. Così. Il mio nome è Fernand. E chi non mi conosce mi dà da lei e mi chiama signor Fernand. Avete sentito? Allora, signor Fernand, metta in conto due bottiglie di champagne. Forse non sono educato, ma posso pagare. Ehi, non due, George. Sei. Che stai aspettando? Sa una cosa? Non è affatto gentile suo marito. Eh sì, non è affatto gentile suo marito. Vai da lei, deve morire di paura. Basta così, Bon Bon. Il conto.
La bellezza di 98.000 franchi. Cosa? Hai sentito bene. Avete bevuto champagne? Ah, sì, ma è troppo lo stesso. Fatto bene. Assolutamente. No. Vabbè, lo strappa. L'ha strappato. Allora, George, hai capito? Piccolo imbecille. Quindi l'imbecille sarei io. Beh, non gli piacciono i giovani. Rifiutate di pagare? Ma signora, si rende conto? 100.000 franchi, il guadagno con 8 giorni di lavoro. Benissimo, chiamo la polizia. Ferma! George, dille di non fare la bambina. Ma perché non ci lasciate in pace? Abbiamo riaperto da poco. Siamo all'inizio e non abbiamo soldi. Perché non ci lasciate in pace? Abbiamo riaperto da poco. Siamo all'inizio e non abbiamo soldi. Anche noi cominciamo. Abbiamo appena cominciato. Ma se lo sparecchiate si romperà tutto. Vedi, George? Non siamo armati. Ah, vedo. No. Non hai visto niente, George. Ma vedrai se non fai quello che diciamo. Ma cosa volete ancora? Per cominciare metti questo in un sacco. È per il viaggio. Poi, George, ci darai 100.000 franchi. 1.000 franchi? Ha detto 100.000. Per questa sera. Perché passeremo ogni mese. Su, non fare quella faccia, George. È come pagare l'affitto. Ad ogni modo, noi ne chiediamo 100.000. Ma ricordati che c'è chi ne chiede almeno 10 volte di più. E poi distrugge il locale. Sì, è vero. Lo fa anche ogni mese. È gente malata. Allora passerete tutti i mesi? Sì, George. Ma non lo stesso giorno, sta tranquillo. I poliziotti non possono stare qui tutti i giorni del mese. Quindi è inutile andare a piangere. Perché se ci denunci, George? Boom, boom. A Gio Populo. Andiamo. Gio Populo. Via. Più morbido, Joseph! È un po' rigido stamattina, ma non è il caso di preoccuparsi. Perché tutta questa scena? Non ti piace la campagna? Non sono mai stato mattiniero. E poi ho freddo. È sempre così quando mi alzo presto. Oh, sai, in campagna ci si alza di buon'ora. Guardami. Il topo di città e il topo di campagna. E smettila. Lo sai, Antoine, trovo molto divertente che i Perret siano in difficoltà. Anch'io. Chissà come andrà a finire questa storia. Ma sappiamo benissimo come va a finire. I Perret pagheranno. E Veronese passerà ad altro. Sai, caro mio, temo che bisognerà tenere sotto controllo la situazione. No, ma tanto noi siamo qui per questo, no? Non mi sembri molto convinto. Non so spiegarti, ma ho una brutta sensazione, sai? Merda! Non me ne va bene una.
Ma com'è possibile? Veronese mi ha telefonato. Ha detto che con gli interessi siamo a 280 milioni. La bellezza di 280 milioni. Il conto è giusto. 100 più 10 milioni per 18 giorni. Consegniamolo alla polizia. Esistono due possibilità. Se lo arrestano, mettono il naso nelle nostre faccende. E se lo rilasciano, a noi non ci resta che uscire con la macchina blindata. No. Aspettiamo ancora un po'. Da come vanno le cose, i vecchi della Carlinga non tarderanno a intervenire. E allora potremo pagare senza perdere la faccia. Sì, ma dovremo pagare. È evidente, però ne usciremo da signori. Probabilmente ci conviene. E forse potremo anche persuadere Veronese a rinunciare. Mio povero Bernard. E dire che sei mio fratello. Commissario. Non mi aspettavo di trovarti nel mio locale. Passavo di qui e mi sono detto, vado a dare un salutino al mio vecchio amico Antoine. È da parecchio che non ci si vedeva. Già. Beh, come vedi, è sempre la stessa vita. La routine, il lavoro. Però sembra che gli affari vadano bene. Oh, ci arrangiamo. Maria, preparaci qualcosa. Oh, no, mai in servizio. Ah, va, allora... Sì, ma non preoccupa. Oh, non mi preoccupo. Sarebbe forse meglio nel mio ufficio. Te lo volevo proporre. Cognac? Scotch? Martini? No, grazie, niente, davvero. È sempre più bella la tua barista. Maria? Ah, sì. Si può dire obiettivamente che è una bella ragazza. Sempre cacciatore, eh? Vecchio farabutto. Oh, no, però fa piacere averla in giro. E Leopold che fa? Ah, oh, Leopold. Ha comprato una baracca a Chantilly. Alleva i suoi cavalli. Coltiva le rose. Partecipa a tutte le aste. E mangia pane tostato. Si è ritirato a vita campestre? Sì. E perché non fai altrettanto? No, non mi è mai piaciuta la campagna. Allora, che c'è di nuovo? A che proposito? Beh, qui, nel settore. Hai notato o sentito niente di speciale? Sì. Parli dei colpi al plastico? Non è la prima volta che dei tipi fanno saltare qualcosa. No, certo. Ma è la prima volta che nessun informatore vuole parlare. Che cosa vuoi che faccia? Di sicuro non hai mai giocato con gli esplosivi e non è alla tua età che si comincia. D'altronde non ti sto chiedendo chi ha propagato l'incendio. Ai, ai, ai. Ecco che comincia la sviolinata. No, non ne ho nessuna intenzione. Ma voglio che questo casino finisca, ecco tutto. Capisci benissimo che non posso lasciare che le cose continuino così. Sono 3 settimane che va avanti. Sì. Comunque... io non sono il capo della brigata repressione del banditismo. Non ho niente a che fare con i vostri guai. Ascolta, Antoine. So benissimo che tu non sei coinvolto. Tu non hai bisogno di giocare con la dinamite per assicurarti i soldi alla fine del mese. E poi sono i Perè gli unici ad essere stati presi di mira. Allora perché mi vieni a scocciare? Va da Robert, visto che è lui che prendono di mira. Ma questo non servirà a niente. È senza via d'uscita in questo momento. È con le spalle al muro. Sarà meglio che quel fesso paghi. È quello che penso anch'io. Solo che dobbiamo aiutarlo un po'. Come? Oh, smettila di fare l'imbecille, Antoine. Sai bene quanto me che non pagherà mai finché si sente sotto la pressione della polizia. Si crede un uomo importante e non vuole perdere la faccia. No, solo tu puoi fare qualcosa. Tu, Leopold e gli altri. La vecchia generazione. Smettila di fare lo scemo. Chi vuoi prendere in giro, Antoine? Non sei affatto divertente, lo sai. Tutti vi obbediscono quando emettete una sentenza.
La mentalità non è più quella di una volta. Devi aiutarmi. Voglio che questo bordello finisca, ecco tutto. Parlane con Leopold. Sono sicuro che Perret diventerà più ragionevole. E attenzione. Se questa storia continua, mio caro, ti riterrò responsabile. Sai quello che voglio dire? Avrai la polizia alle costole giorno e notte. Non potrai più fare un solo passo. Mi conosci quando mi metto un'idea in testa? Non me ne frega niente. Per ora sto tranquillo. Sai benissimo che niente riuscirà a distogliermi. E comunque adesso sai troppe cose su questa faccenda. Per quale motivo dovresti tirarti indietro? Vuoi tornare ai tempi della carlinga, alla tua età? Non mi piace pensare di tornare a quei tempi. E non mi piaci tu, Joinville. Joinville ha fatto parte della carlinga? Sì, il commissario ne era coinvolto. I Perret dovranno pagare. Perché la chiamavano carlinga? Stazionamento, controllo, comunicazioni tedesche. Perché non crede niente? E tu credi in qualcosa? Sì, certo, credo in te. Non devi amarmi. Dopo lascerai perdere. Per fare cosa? Non lo so. Quello che fanno tutti. È troppo tardi, Maria, mi dispiace. Attentato dinamitardo nella nona circoscrizione. Dai primi rilevamenti l'attentato avrebbe la stessa origine di quelli che sconvolgono le notti parigine da una ventina di giorni. La brigata di repressione del banditismo indaga. Secondo me non sono dei dilettanti. Signor Perret, lei si è inimicato Tony Veronese, purtroppo. Ed ha fatto male. Tony Veronese è la razza dei grandi uomini. Come i Lutrelli, Carbone, gli Spirito. I Bonny, i Lafon. Già, me li ero dimenticati. Come ne ho dimenticati altri. Ed erano tutte persone che non scherzavano. Niente pistole. E Tony Veronese ha qualcosa in più che lo rende particolarmente incontrollabile. È un romantico. Esattamente. Sì, Antoine, è la parola giusta. È un romantico. È un romantico che ama i soldi. No, per... Tony Veronese non ama il denaro. Tony Veronese è un bandito d'onore.
Lui possiede solo la sua pistola, della quale si serve solo quando gli si manca di parola. Sì, ma tutto questo è letteratura. Io sono venuto per concludere un accordo e io vi chiedo... Nessun accordo, Perret. Bernard ha sbagliato e adesso bisogna pagare. Fino all'ultimo soldo, punto e basta. Ah, bene. Quindi mi state condannando? Senza appello? E senza Cassazione. Ecco il verdetto, signor Perret. E diffidi di chiunque. Veronese è capace di tagliarle le orecchie. E anche altre cose. Oh, ti prego, Antoine. Metti in moto e prendi la prima destra. Hai soldi, che cosa vuoi ancora? Ti ho detto di andare. Alla stazione prendi il ponte di Chateau. A metà del ponte c'è una stradina sulla destra. E sotto c'è la Senna. Zitto. Normalmente quelle sono baracche disabitate. Andiamo a vedere. Ti credevo leale, Veronese. Non ho intenzione di ucciderti, Samuel. Se i conti sono giusti, ti tengo qui 2 giorni e poi telefono a Robert. Sai che sono di parole. 2 poliziotti girano intorno alle macchine, 2 motociclisti. Sorveglialo. Andiamo. Non ti muovere. Fermi. Che hai combinato ancora? Ha cercato di disarmarmi. Ad ogni modo sapeva troppe cose. Sapeva troppe cose, povero fesso. Sono io che comando.
In futuro non dimenticarlo. Mahmoud, butta in acqua i poliziotti. Lui lo portiamo alla discarica di Franconville. E tu fa sparire la macchina. Non ci deve essere legame fra le due cose. E la tua pistola? Non preoccuparti. Dove ho messo quella porta? Ti rendi conto del casino, Max? La segretaria è malata e non c'è la sostituta. Stamattina sarebbe andato tutto a posto se non avessi dovuto sistemare l'ufficio. Comunque non posso certo fare tutto. Incastrare i mascalzoni e scrivere a macchina. Non c'è una sola cosa che funzioni a dovere. Bene, eccolo qui. Allora. Martedì, ore 23:52. Segnalano di lasciare la strada nazionale 13 verso Chateau. E poi più niente, volatilizzati nel bosco con le loro moto. Non hai idea della strada che hanno preso, tu che conosci la zona? Dipende da dove hanno lasciato la nazionale. In un posto chiamato Carrefour de la Boule. Allora è sempre dritto, vicino al ponte di Chateau. Dovevano richiamare a mezzanotte. In 8 minuti non potevano andare lontano. A che pensi? Alla Senna. Niente di nuovo nel caso del ponte di Chateau. Dopo la scoperta dei corpi dei due sventurati poliziotti, la brigata di repressione del banditismo del commissario Joinville indaga. L'inchiesta sembra a prima vista lunga e difficile. Al momento non si conosce il movente del duplice delitto. Crimine gratuito di piccoli delinquenti o fredda esecuzione di professionisti sorpresi dalla polizia? Entrambe le ipotesi sono possibili. Alcuni indizi fanno supporre che i poliziotti siano stati uccisi. Tutto solo stasera? È meglio non farsi vedere in comitiva. Ci sono poliziotti dappertutto. Come credi che sia quel tipo? Uno veloce. Un killer. Ne ho conosciuti. Sono tutti morti. E tu non sei ancora stufo di passare la vita a servire ubriaconi? No, no. Mi piacerebbe conoscerlo, quel tipo. Sì, tutto coincide. Sammy doveva prendere la nazionale 13 verso le 11. I poliziotti sono stati uccisi un'ora più tardi e 5 chilometri più lontano. Non ci vuole molto a capire che Veronese ha ricominciato a giocare pesante. Merda! Gli diamo i soldi e uccide il nostro fratello. Ti rendi conto, Robert? Se la polizia trova un legame tra le esplosioni e i poliziotti uccisi... Non credo che Veronese si vanterà del caso del ponte di Chateau. Comunque è rimasto un solo rimedio, Henry. Bisogna eliminare Veronese. Hai capito, Jeannot? Fai venire un italiano o uno spagnolo. Un tipo che qui nessuno conosce. Ce l'avrai sicuramente nei tuoi archivi. Sì, è possibile. Non lesinare sul prezzo. Voglio un tiratore scelto. Ma soprattutto che non sappia mai per chi lavora. Senti, Robert,
E se la polizia si accorgesse che Sammy è sparito? Come vuoi che lo sappiano. Nostro fratello passava metà del suo tempo in America del Sud. No, Henry. Sammy è partito per un viaggio d'affari e non si sa quando ritornerà. Sighnausen. Un'arma da killer, Coigné. È stato un fognaiolo a trovarla? Sì, a Carrier, sulla Senna, Avenue Jean-Jacques Rousseau. Carrier Chateau. Non sono distanti. Proprio così. La Sighnausen è l'arma del delitto. Non ci resta che trovare il proprietario. Lo stato del caricatore mostra che era a blocco. 8 o 9 proiettili. Tenga. Sui poliziotti sono stati trovati 6 proiettili. E il caricatore era vuoto. Ne mancano 2 o 3. Allora che ne deduci, Max? Ho diverse ipotesi. Di cui la prima, evidentemente, è che il killer ha conservato dei proiettili per depistarci nel caso si fosse trovata l'arma. Sì. Avrebbe anche potuto sparare da vicino. Un killer professionista? È naturale. Che altro? È stato ucciso un terzo uomo. Non è da escludere. E poi esiste un movente. Perché uccidere 2 poliziotti gratuitamente? Così. Il tipo che l'ha fatto era immischiato in qualcosa di sporco. Allora, siccome siamo in piena nebbia, partiamo da quest'ultima ipotesi. Il terzo uomo che si è fatto uccidere. Dimmi, Max, non hai mai pensato ad un rapporto tra le esplosioni al plastico e il caso del ponte di Chateau? C'è un uomo a Pigalle che ti cerca e non si nasconde. Interessante. Nessuno l'ha mai visto, ma lui conosce Jeannot. Sei sicura di quello che dici? Mammut l'ha pedinato. Ieri stava da un tabaccaio in Avenue Carnot e 5 minuti dopo arrivava Jeannot. Così hanno preso un killer per farmi fuori. Ma perché si muove allo scoperto? Solo per provocarmi, per farmi uscire. Diventa pericoloso stare con me. Io non ti lascio. Sei pazzo. Un vero film di gangster. Perché questa messa in scena? No, nessuno mi ha seguito. Allora, che c'è di nuovo? Niente. Ho dichiarato il mio gioco. Hai sottovalutato il nostro Tony Veronese. Chiudi il becco, Jeannot. E adesso è lui il cacciatore. Sei molto nervoso. Ehi, se non ti senti all'altezza puoi lasciar perdere. Non preoccuparti, non mi hanno seguito.
Ci mancherebbe altro. Come stai? Non male. Si direbbe una cartolina. Una cartolina che vale milioni. Tony, ti amo. Stasera Jeannot organizza un poker da Riton Le Curey. Sicura? Di solito la Glissese mi dà buone informazioni. Petit Jeannot. Ciao, Petit Jeannot. Che facciamo? Prendi via Colincourt, Clichy, Rome, Port d'Eterne. E poi facciamo un giretto a Saint-Germain. Abbiamo tante cose da dirci, vecchio mio. Andiamo. Sì, pronto. Jeannot. Ma sei sicuro? Lo hai localizzato? Sì, ma chi mi dice che non è un bidone? Sì, lo stesso appuntamento dell'ultima volta. Sì, certo, mi sembra corretto, sì. Ok, a presto. Stavi cercando me, vero? Sono Tony Veronese. Sapevi che le esplosioni erano legate al caso del ponte di Chateau? No. Allora mettiamo che te lo dica io. Ma se posso provare che tu già lo sapevi, ti potrei fare incriminare per complicità e per non aver denunciato l'omicidio di due poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni. Lo sai che significa questo? Perché non chiedete ai Perret? Avanti, dimmi il nome di quel pazzo. Non lo so. Quest'uomo ti ricorda qualcuno? Oh, merda. Interessante, eh? Chi è? È difficile a dirsi. Sappiamo solo che è un tale che ha avuto un cattivo incontro a Saint-Germain. E se ti rifiuti di dirmi il nome del folle che ha fatto questo, dovrai guardare sotto il tuo letto prima di andare a dormire. Finché Veronese è in vita, noi siamo in grave pericolo. Non sappiamo nemmeno dove si nasconde. Bisogna mobilitare tutti. Nei bar, nei circoli e negli hotel. Capisci? Dobbiamo trovarlo a qualsiasi costo. E i killer? Mi dici dove li troverai? Prenderemo dei dilettanti. Che sappiano con chi avranno a che fare. Oh, non mi fa ridere. Dei dilettanti. E poi io non ne conosco dei dilettanti. C'è un tale che potrebbe formare un gruppo. Si chiama Danny Bear. Un gitano.
È un uomo serio. Ci si può fidare. Lo troverai nella zona di Argenteuil. Di sicuro si chiederà come lo conosco. Certo. Gli dirai semplicemente 14 Rue Lamarck, gennaio del 66. Bebè, c'è qualcuno che ti cerca. Ho del lavoro per te. Chi? Avrai una foto. Dove e quando? Non lo so ancora. E quanto? 10 subito se accetti. 20 dopo il contratto. 30 milioni. Per questa cifra ammazzerei il diavolo. Niente di nuovo. Il signor Leopold ha telefonato. Ah, beh. Cosa voleva? Non lo so. Dammi un bicchiere, Maria. All'aria stanca, signor Binet. Si vede così tanto? Noia. Hai indovinato. Ho tante scocciature. Belle maledette scocciature. Ah, che vuoi, è così. Ci si sente tranquilli, al sicuro, e poi a un tratto ci si ritrova in difficoltà. Ma passerà anche questa. Come sempre. Perché dici così? Non lo so, signor Binet, ma da quando la conosco è sempre riuscito a cavarsela. Ah. È buffo. È buffo. Ci conosciamo da tanto tempo e tu continui a chiamarmi signore. Ti sono tutti contro. Vogliono la tua testa, Tony. Normale. I vecchi mi sono contro. E passano a decidere. Che cosa farai? Non lo so, ma ne ho abbastanza di nascondermi. Avverti Mammut e Denti Bianchi. Uccidere, sempre uccidere. Non sai fare altro. E io? Io non conto niente. Non posso garantirti nulla. Perché mi racconti questo? Sto avvisando tutti. È la mobilitazione generale contro Veronese. E parte da molto in alto. Comunque io lo faccio solo perché sono obbligato. In fondo voglio molto bene a Veronese. È un signore nel suo genere. Un signore? Ridicolo. Allora, novità? No, niente. Aspettiamo ordini. Hai visto Mammut e Denti Bianchi? Sì. Ho trovato un posto tranquillo. Una pensione a Champigny. Si chiama il bar del telefono.
Avvisali, voglio che siano là alle 11, sabato mattina. Hai capito? Sabato, ore 11, bar del telefono a Champigny. È lui. Che faccia? Non ha un'aria molto rassicurante. Hai detto che avresti ucciso anche il diavolo. Non capisco. Denti bianchi non si trova. Gli hai indicato bene la strada? Ma certo. Non è normale. Te ne devi andare. E perché? Fa come ti dico. Mahmood, dammi le chiavi della macchina. Su, vattene, per favore. Va, su. Allora che aspettiamo? Senti, calmati, Bum Bum. Tu non devi sparare. Devi solo coprirmi, è chiaro? È chiaro? Sì. Che cos'è? Non lo so, ho un presentimento. L'ho detto alle spalle, seguimi, presto! Bum Bum, ma che fai? Ma che cavolo stai facendo? Attento, bebè! No! Fermo, Bum Bum! Fermo, in nome di Dio! Fermati, Bum Bum! Non so, teniamo l'accordo! Non scappiamo presto! No, no! Scappiamo! Non sono stato io! Sbrigati, imbecille!
Bebè! Mi hanno riconosciuto, bebè! Vedi, sbrigati! Muoviti, muoviti! Mi è caduta la maschera, non è colpa mia! Chiudi la bocca! È Bargio che ha cominciato, è lui che ha sparato! Avevo solo due colpi, ho sparato per... Chiudete la bocca! Non l'ho fatto apposta, la maschera è caduta, bebè, ma non è colpa mia! Ma certo, non è colpa tua, e allora chi è stato a sparare? Che bisogno c'era di uccidere tutti? Io non ho cominciato, hai sparato tu per... Insomma, basta, se non stai zitto ti rompo la testa, hai capito? Basta, me ne vado! No, no, lasciatemi! Perché hai sparato a quella gente? Lasciami! Rispondi! Ti giuro, non sono stato... Smettila, bum bum! Non sono morto. E allora, risultato? Sono tutti morti. No, no, non sono morti. Tutti morti. Tranne il tipo che dovevo uccidere. Sono morti, no. In fondo è colpa tua. No. Non dovevi dargli il mio. E che cosa cambia se la colpa è mia? Niente, ma che facciamo adesso? È finita. Non ci vediamo più, ci separiamo, non ci siamo mai visti, non ci conosciamo. Non ci posso credere. Eh già. Veronese. Ma come ti è venuto in mente? È semplice. Quando Mammut è stato identificato, mi sono ricordato che faceva parte del gruppo di Veronese. Allora ho chiamato i Gaspar. I Gaspar? Sì, la coppia che è partita poco prima della strage. Gli ho mostrato una foto di Veronese. Lo hanno formalmente riconosciuto. Ma sì, certo, Veronese. È lui che volevano uccidere. Mammut non meritava un simile incarico. Ti premetto che la faccenda del massacro è un'altra cosa. Così gli assassini hanno avuto paura, senza dubbio dei dilettanti. Cani rabbiosi. Per ora non sono loro che mi interessano, ma Veronese. Perché se i pezzi grossi hanno deciso di fargli la pelle, ci deve essere un motivo. Dunque... Pensi alla nostra faccenda? Ah, come non pensarci. Tutto sembra coincidere. Le varie esplosioni, Petit Janot, i due poliziotti, Munari, tutto. Sì, ma come facciamo ad esserne certi? Beh, risaliamo dall'inizio. Convochiamo Robert Perret. Dite il meno possibile ai giornalisti. Nessun elenco delle vittime. Hai già qualcosa in mente? Forse. Dicono molto poco. Perché? I poliziotti hanno una pista. Sei tu? È evidente. E denti bianchi? Non farà più male a nessuno. Tony, devi mollare tutto, adesso. Mollare tutto? Che cosa farai? Sei solo. Quindi non vuol dire niente? Tutto quello che posso raccontarle, lei lo sa già. Mi dica, signor Perret. Voi siete quattro fratelli, vero? Sì, Bernard, Samuel, Henri ed io. Dov'è Samuel? Pare che sia scomparso. È in viaggio. Dove? Beh, di certo alla sua età non mi dice dove va. Non sarà per caso al ponte di Chatou? Al ponte di Chatou? Lo sa cos'è successo al ponte di Chatou?
Sì, certo, ma che c'entra Sammy? Non penserete che sia capace di fare una cosa simile? Oh, voi siete completamente pazzi. Sammy, l'assassino di due poliziotti. Non abbiamo detto questo. Ah, bene, perché Sammy era forse uno... Era. Come? Ha detto era. È solo un modo di dire. Mi ascolti, signor Perez. In questa storia sono stati uccisi due poliziotti. E il tipo che lo ha fatto è quello che vi ricattava e che ha ucciso suo fratello. E ascolti... Stia zitto, signor Perez. Voglio il nome dell'assassino. Io non so niente. Vuole che l'aiutiamo un po'? Tony Veronese le dice niente? E chi mi assicura che non mi incastrerete lo stesso? È un rischio da correre. E comunque non ha nessuna scelta, signor Perez. Adesso sappiamo che è Veronese. Sì, ma non abbiamo le prove. Di Gaspar, Perret, non sono che dei testimoni. Esatto. Finché non si ritrova il corpo di Samuel, non abbiamo niente di concreto per l'istruttoria. Hai ragione, legalmente non possiamo fare niente. Quindi siamo ancora in alto mare. Ho detto legalmente. Hai qualche idea? Adesso che sono in guerra bisogna riuscire a ingannarli tutti, seminare il panico. Non devono capire più niente. Per cominciare, direte ai giornali che un tizio molto pericoloso è stato ucciso al bar del telefono, ma senza farne il nome. Bisogna lasciarli al buio. Perché senza fare il nome? Perché quelli che hanno finanziato l'operazione devono credere che Veronese sia morto, mentre invece è vivo. E io andrò da Vinì a raccontargli non so quale storia. La strage del bar del telefono avrebbe a che fare con l'omicidio del ponte di Chateau e sarebbe un anello di congiunzione molto importante nella guerra fra le bande che imperversa attualmente. La polizia avrebbe degli elementi che permetterebbero di supporre che questa guerra sia lontana dalla conclusione. Aspetta, parliamone. Tony Veronese sono io. Allora che aspetti? Se avessi voluto ucciderti, l'avrei già fatto. Se c'è una cosa che mi dispiace, è di averti mancato al bar del telefono. Su, spara. Voglio parlarti. Non ho niente da dirti. Non fare l'imbecille. E allora mi sono detto, se arrestiamo i ragazzi che hanno fatto la strage, si potrà risalire a quelli che hanno cominciato l'operazione. E allora? Perché dovrebbe interessarmi questa storia del bar del telefono? Lasciami finire, Antoine. Ieri sera uno dei ragazzi è stato acciuffato. E allora? Lui ci ha parlato di te. Ah, sì. Ah, capisco. Vi ha detto che avevo la barba finta. Per favore, non dire idiozie. E poi che ho messo la cassaporta in spalla e sono andato a cercare dei killer a pagamento. Così già va meglio. Ma insomma, commissario, siamo seri. Credi che sia così pazzo da coinvolgermi in una storia simile? E perché no? Anche tu puoi fare degli errori. Allora arrestami. Posso fare di meglio. Cosa? I cani rabbiosi. No, capisco. Quei delinquenti che hanno fatto il massacro non devono essere molto contenti. C'è stata una dozzina di cadaveri. Ti faccio notare che non gli è stato chiesto, ma ci sono dentro fino al collo. Forse gli interesserebbe conoscere l'indirizzo di quelli che li hanno coinvolti in questa storia. Non credi, Antoine? Ci sono solo donne nella tua baracca. Prima c'erano anche dei tizi. Alcuni sono morti, altri sono partiti senza lasciare indirizzo. Anche io ho vissuto nella povertà. Tu farai come me, non ci resterai. Lo spero.
Da piccolo mettevo dei sassi nelle palle di neve. Adesso ci dovrei mettere i coglioni. Un giorno ho ucciso un mio compagno. Non volevo, è stato un caso. Credo che sia cominciato tutto da lì. E tu? Un giorno ti racconterò. E allora? Ancora uno questa notte? Eh sì. Denis Baer, 13 condanne. Due proiettili alla nuca. La guerra continua. Lo spero bene. E noi li lasciamo fare? Li lasciamo fare. Spero che si ammazzino tutti fino all'ultimo. Sì, lo so, Max. Non è legale. Ma non ne hai abbastanza di arrestare sempre le stesse persone per rilasciarle per mancanza di prove? Alla lunga è stancante. Voglio dirti una cosa. In alcuni momenti mi piacerebbe usare la pistola come la usano loro. Ma non ne ho il diritto. E probabilmente non risolverei nulla. C'è stato un tempo in cui me ne sono servito. E anche allora non ne avevo il diritto. Almeno quasi. E quanto ti hanno dato per farmi fuori? Non molto. Perché, pensi di valere molto? Quanti? Non molto, ti ho detto. E comunque non è un problema tuo. E mi daranno anche il resto. Perché credi che ti daranno del denaro? Ho fatto il mio lavoro, no? Quale lavoro se sono qui? Già. Lo vuoi davvero il tuo denaro? Sì, certo. Lo andremo a prendere insieme. Così poi lascerai che mi uccidano, vero? Vedremo. Anche tu stavi per uccidermi. Sei sempre lo stesso. Ti informo del disastro e tutto quello che sai fare è occuparti dei tuoi ronzini. La saggezza, Antoine. E d'altronde quale disastro? Come? Quale disastro? I giornali ci presentano come i padrini del bar del telefono. La polizia non può niente contro di noi. Ora che Veronese è morto, quella pista è interrotta. E se la polizia avesse delle prove, sarebbe già qui, non credi? Ma i killer non hanno più chiesto il loro denaro. Credi che non ci abbia pensato? Un giorno, molto tempo fa, mi sono trovato accerchiato dalla polizia in un edificio. Ero intrappolato. Sai cosa ho fatto? No. Ho preso il polso e ho sentito il battito. E mi sono detto, mio piccolo Leo, non ti muoverai di qui finché non sarai calmo come una pietra. E quindi, invece di agitarti come uno scemo, hai trovato il modo per uscirne. Cosa vuoi che ti dica? Che sei sempre stato più forte? Sono io, Tony. Antoine ritorna da Chantilly. Sei sicura? Sì, ritorna domani sera. Deve essere importante perché ha trascorso la serata con gli altri. Li prenderò tutti. Tony, e se ti chiedessi di non andarci? Non posso fare altrimenti. I poliziotti da un lato e i peri dall'altro. Un giorno ti dissi di non amarmi. Potevamo essere così felici. È sempre piacevole pensarlo.
Il sole sorge ancora. Perché dici questo? È il titolo di un romanzo che narra la storia di un amore impossibile. E tu hai detto l'ultima frase del romanzo. Rispondi, Mimì. Rispondi a Leopold. Non osa per via del suo accento. Ebbene, signori, ci siamo. Cosa? Un giovane desidera vederci. Quale giovane? Dice di volerci parlare del bar del telefono. È solo? Sì, signore. Ed ha anche suonato al portale in modo molto corretto. Dov'è? In anticamera, sotto la sorveglianza di Frederick e di Jerome. Era armato? Sì, signore. Abbiamo trovato uno strumento bizzarro nella tasca del suo giubbotto. Nient'altro? Sì, signore. C'era anche questa nella sua cintura, fra la camicia e i pantaloni dietro la schiena. E vi ha lasciato fare senza reagire? Le faccio notare, senza parlare della mia modesta persona, che Frederick e Jerome sono abituati a questo genere di situazioni. Signori, questo ragazzo ha una bella faccia tosta. Oh, è pazzo. Non ha importanza. Poiché ci ha chiesto udienza, il minimo che possiamo fare da persone civili è riceverlo. E poi mi piacerebbe vedere di che stoffa è fatto un giovane killer. Ferdinand, fallo entrare. Certo. Sei sicuro che non sia un rischio? È solo e disarmato. Sì. Forse è lui che ha ucciso Veronese. Esattamente. È per questo che ho voglia di vederlo più da vicino. Sono Paul Franchi. Vorrei parlare con Leopold Kretschmann. Sono io. Ferdinand, una bottiglia di Comte de Champagne 73. Un incontro del genere va sottolineato particolarmente. Diventerà molto celebre, signor Franchi. Celebre, dice? È la legge del Far West. Quando si uccide un uomo celebre, si diventa celebri per successione. Non esagerare, Leopold. Veronese era solo un uomo comune, con velleità eccessive. Hai ragione, Antoine. Non sarebbe andato molto lontano. Comunque ha finito di creare dei disagi. Posso conoscere il motivo della sua visita? I miei soldi. Signor Franchi, lei era pagato per uccidere Veronese, non per fare il massacro di San Valentino. Si può sapere cosa è successo? Un incidente di percorso. Lei ha un modo molto spiritoso di presentare i fatti, signor Franchi. Apprezzo molto il suo umorismo, ma quelli della vostra generazione hanno la brutta abitudine di complicare inutilmente ciò che è più semplice. Dovevo uccidere Veronese? Allora voglio i miei soldi. Non è stato seguito dalla polizia, vero? Come potrei altrimenti? Io non mi muovo da casa senza una scorta della polizia. Si arriva molto prima. Oh, l'ho detto io che è divertente. Lei è divertente, davvero? È ciò che avrà pensato Veronese quando gli ho fatto saltare il cervello. Povero Veronese. E dire che si credeva così furbo, farsi ammazzare da un piccolo killer buono a nulla. Dallo zorro del sabato sera. Un fessacchiotto che si lascia prendere la pistola prima di entrare. Voglio i miei soldi. No, signor Franchi, non avrà il suo denaro. Quando si fa un errore si paga. E lei ha fatto un grave errore venendo qui. Dagli i suoi soldi in nome di Dio e lasciala andare. Comunque sì, è troppo scemo per essere pericoloso. No, Antoine, dobbiamo sbarazzarcene. Un tipo così è capace di fare qualsiasi cosa. E allora? Leopold, non ti capisco più. Ormai ne ho abbastanza di questo massacro continuo. Il tempo è passato, vecchio mio. Non abbiamo più l'età. Guy Colpens? Io sono d'accordo con Leopold. Anch'io. 3-1. Chiamate Ferdinand.
Andiamo, signor Franchi, niente sciocchezze. Non rovini i suoi ultimi istanti. Leopold, non ti muovere. Posa la pistola. Veloce. Sì, vecchio porco. Come vedi, sono qui. Situazione bizzarra, no? Non capisco. Proprio lui che spara a tutti, manca a te. E poi rieccoti con lui. È divertente, no? Chiudi la bocca e dagli i soldi. Se pago, cosa farai dopo? Non pensare a dopo, paga. Oh! Oh!